quest'anno la nuova tendenza per l'estate è ice cream e beach wear. Beh sì, abbiamo voluto abbinare la moda alla natura, infatti tutti i costumi sono rappresentati da foglie, animali e la linea di orecchini è principalmente in metallo e colore. Ma da dove nascono queste idee così colorate? Nascono da continue ricerche, soprattutto la moda di quest'anno propone appunto il ritorno della natura abbinato a tutto quello che può essere biologico ed ecologico. Infatti al primo posto possiamo qui vedere un tema floreale abbinato a delle farfalle e sulla nostra modella possiamo vedere un costume color pesca con dei fenicotteri rosa. Non è solo costumi da bagno, ma ci vuole anche la borsa per andare al mare. Certo, ovviamente le borse per il mare hanno materiali particolari, quindi la ricerca di un materiale è poliuretano nel caso specifico, che è una gomma, quindi facilmente portabile in qualsiasi luogo, specialmente in spiaggia perché è lavabile. Quindi accessori, diciamo, specifici per la spiaggia. Anche la borsetta, che può sembrare da passeggio, quest'anno si può portare in spiaggia. Sì, per un bel aperitivo in spiaggia, una borsa per poi andare al bar, quindi è sicuramente molto molto divertente. Molto fashion anche le borse da passeggio per il pomeriggio. Sì, questa è una borsa molto particolare perché è coloratissima, ma la particolarità è l'interno, è una parte interna in pelle tinta unita e la borsa è completamente reversibile. Quest'estate la definirei molto gypsy, quindi assolutamente disegni o materiali che richiamino l'esotico. Questa collana è infatti realizzata in pelle e piume ed è una dei pezzi più forti della collezione di quest'anno. Gli accessori personalizzati sono il tuo forte? Ritengo di sì, infatti Francesca indossa un orecchino molto particolare, completamente realizzato a mano, che abbiamo preparato per una sposa. Ovviamente non la metterà, non lo indosserà durante il matrimonio, ma nella festa successiva proprio all'evento del matrimonio. La nostra particolarità è proprio questa.